Ancora insieme stavolta per le notizie sportive, grande weekend ci attende. Rimane la domenica perché oggi gli avvenimenti sono quasi tutti conclusi, ma stasera ci sono delle partite di pallacanestro. Domani vi faremo anche il punto della situazione, come sempre nel telegiornale, soprattutto quello delle 22:30. Ora invece parliamo di Pistoiese, la Pistoiese che domani affronta a Fermo la formazione di casa, la Fermana, arrivando a questo appuntamento con ben 4 risultati utili consecutivi, con un momento, una striscia particolarmente positiva. Facciamo gli scongiuri, c'è da fare punti anche a Fermo. La vigilia di Fermana Pistoiese, un altro scontro diretto salvezza per il girone B di Serie C, valevole per la 14ª giornata del campionato. Si affronteranno due squadre che si trovano ad un solo punto di distacco, la Pistoiese di mister Sassarini a 13, la Fermana dell'ex tecnico arancione Giancarlo Riolfo a 12. Se gli arancioni arrivano alla sfida con alle spalle il successo interno con la Viterbese, i gialloblu invece sono reduci dalla sconfitta esterna con il Teramo. Per la Pistoiese è stata una settimana di lavoro cercando di preparare al meglio questa gara, partendo da ciò che di buono è stato fatto in queste ultime apparizioni e aggiustando invece alcuni meccanismi sui quali occorre essere più attenti e precisi. La squadra ha lavorato molto bene, molto concentrata, abbiamo grande voglia, insomma, di andare in campo domani, di continuare la nostra serie. Sappiamo che è una partita complicata, andiamo in un campo difficile, una squadra che in casa sa rendere difficile vita agli avversari, però noi vogliamo pensare a noi stessi e far provare a far partita. È un'altra battaglia, un altro scontro diretto. Allora, che gara si aspetta fra le due squadre? Ma mi aspetto, ribadisco, non dobbiamo pensare allo scontro diretto, non dobbiamo pensare a queste cose qua, dobbiamo pensare a fare la prestazione, stare concentrati e poi diventa una conseguenza poi fare il risultato. Dobbiamo abbassare gli errori e le situazioni che abbiamo in settimana, abbiamo lavorato della partita scorsa, delle situazioni scorse. Questo è quello che siamo andati a fare, sappiamo che comunque sia qualche valore iniziamo ad averlo e quindi dobbiamo essere concentrati e determinati a far questo. Per quanto riguarda la formazione, sappiamo che Mezzoni non sarà disponibile, nemmeno Martini, c'è qualche dubbio ancora su Ubaldi? Sì, queste potrebbero essere le situazioni che abbiamo, ho tanti giocatori che secondo me iniziano anche a star bene, ho iniziato ad avere delle scelte e quindi siamo pronti, insomma, ad andare in un campo difficile, ma siamo determinati. Alcuni out anche per la Fermana, i Lungo De Genti, De Pascalis e Boateng, ma fuori anche Urbinati. Si arriva a questa sfida con 4 risultati utili consecutivi, quindi sarebbe fondamentale continuare su questa striscia positiva. Sì, non dobbiamo cancellarli, nel senso che ci danno sicuramente autostima, come ho detto prima, però poi se ogni partita fa storia a sé e quindi noi dobbiamo essere concentrati alla partita di domani, che comunque sia qualche tranello può averlo, però abbiamo anche la consapevolezza di poter far male. Ogni domenica un passettino in avanti, una squadra che cresce, arrivano anche i risultati, quindi stiamo arrivando un po' alla Pistoiese che vuole lei. Ma secondo me siamo ancora al 30-40% di quello che ho nella testa, e che però di settimana in settimana stiamo migliorando. E non si è allenato. Fra poco parleremo anche di pallacanestro perché c'è una sfida importante per la Giudicesi Group. Ora continuiamo con il calcio. Domani l'Aianese sarà impegnata in trasferta sul difficile campo della capolista Rimini. La sfida è valevole come 11ª giornata del campionato di Serie D. Sarà una partita dal coefficiente molto alto, ha detto l'allenatore dei Neroverdi Simone Venturi. I numeri stanno dimostrando quanto Rimini sia tra le principali candidate alla promozione. Riuscire ad arginare le loro manovre offensive sarà una chiave tattica del match. Dovremo farci trovare pronti. Andiamo a Rimini con la voglia di fare una grande partita. L'Aianese dovrà rinunciare però a Meucci squalificato, Ponzio e Gelli infortunati. Ci sono anche dei dubbi su Romeo. Come vi dicevo, per quanto riguarda il basket, la Giudicesi Group domani affronterà in casa al Palacarrara l'Urania Milano. Domani alle ore 18 si gioca con l'Urania Milano, una formazione coriacea, una delle più esperte della categoria. Sì, è una squadra che ha dei giocatori abituati a questo tipo di partite, è abituata a giocare a questo tipo di livello di campionato, è una squadra che non molla mai e che ha un grande spirito competitivo. Lo sappiamo, dobbiamo essere pronti a pareggiare questa loro energia che mettono nel campo. Loro hanno vinto delle partite importanti mettendo a punto sempre qualcosa in più nel campo, magari rispetto agli avversari in certi momenti. Noi giochiamo in casa
e vogliamo regalare una bella prestazione ai nostri tifosi. E con un americano Thomas che nell'ultima vittoria Orzinuove ha realizzato 33 punti. Thomas è il loro giocatore di riferimento in attacco, anche gli italiani sono per loro molto importanti, mi riferisco a Montano, a Bossi, a Nicolic che è appena arrivato. E come sempre poi per noi deve essere la nostra caratteristica, l'aspetto difensivo sarà importante, per cui sarà una bella sfida per tutti i nostri esterni, ma per la squadra in generale, provare a limitare gli avversari, limitare in questo caso Thomas, fare un buon lavoro su Montano. Dobbiamo dare continuità, per cui con Udine per assurdo forse un po' più facile avere le massime attenzioni, concentrazioni e motivazioni. Adesso contro un avversario di pari livello come noi, come l'Urania, dobbiamo mettere in campo lo stesso tipo di mentalità, e se riusciremo a essere così, questa ci farà fare la differenza, probabilmente ci farà essere felici a fine della partita. È bello ricordare che domani avranno l'ingresso gratuito medici e infermieri che hanno tanto lottato in questo periodo di pandemia. I grandi vincitori di tutto questo brutto periodo degli ultimi due anni sono stati loro, che ci hanno dato il supporto medico e anche umano in certi momenti, e quindi siamo contenti di condividere con loro un bel momento come finalmente in un palazzetto, in un ambito sportivo, e quindi speriamo anche di fare una bella partita da dedicare ovviamente non solo agli infermieri e ai dottori che verranno domani, ma proprio a tutta la categoria che ha aiutato tutti noi a venirne fuori nella maniera migliore. È una bella notizia questa, quindi oltre agli applausi in campo sul parquet, verso il parquet, ci saranno anche applausi in tribuna per quelli che insomma ci hanno dato una grossissima mano in questo periodo pandemico e ce la continuano a dare, perché purtroppo non è ancora terminata. E a proposito di partita, domani ci sarà la diretta del dopogara, non vi possiamo dare la partita in diretta, vi diamo il dopogara in diretta a partire dalle 19.45 circa, tempi supplementari permettendo. Poi comunque la partita andrà in differita sempre su TVL a partire dalle 20.40. Domani impegno casalingo, siamo scesi anche in Serie B, sempre di basket, per l'Etrusca San Miniato. Domenica affrontiamo una delle avversarie sicuramente più attrezzate del girone, la Libertas Livorno, che ha mantenuto gran parte del tessuto dello scorso anno, in cui ha disputato la finale per poter salire in categoria superiore contro Piacenza. È così che coach Marchini presenta la prossima sfida dell'Etrusca San Miniato. Al Palacredit Agricole domenica si prevede una gran bella sfida. Livorno, nonostante le partenze di Salvadori e Castelli, ha mantenuto un roster di assoluto livello, con tante conferme e qualche novità. Attualmente occupa l'ottava posizione del girone A di Serie B. Il nuovo arrivo è Morgillo, lungo di qualità, che è andato ad affiancarsi ai giocatori come Forti, attualmente però infortunato, Ammannato e Casella, che hanno militato anche in categorie superiori, Toniato, giovane dal grande potenziale, oltre a Ricci, Marchini e Becchi, che sono sempre protagonisti in questo campionato. La Libertas è quindi una squadra con grandi ambizioni, costruita con un giusto mix di talento ed esperienza. Sarà per noi sicuramente un impegno molto difficile, ha proseguito Marchini. Dal canto nostro dobbiamo essere bravi ad incanalare la partita su quelle che sono le nostre qualità e le nostre caratteristiche, cercando con la nostra difesa di limitare le loro potenzialità offensive e tenendo il ritmo alto per metterli in difficoltà. Livorno viene da 3 vittorie consecutive, l'Etrusca da una amara sconfitta. Queste ultime settimane per i biancorossi sono state un pochino problematiche, perché oltre all'infortunio di Benitez sono indisponibili anche i giovani Ciano, Scomparin e Tamburini, quindi anche dal punto di vista numerico non sarà semplice. Questa però non deve essere una scusa, ha detto coach Marchini, anche perché i ragazzi in settimana hanno mantenuto grande intensità, attenzione ed etica del lavoro in palestra e sono molto contento di come stiamo lavorando. Sarebbe bello per noi concludere e regalare una grande vittoria al pubblico di San Miniato con una partita solida per 40 minuti. Sicuramente abbiamo lavorato per questo e ora cercheremo di fare del nostro meglio. E sono 5, straordinario inizio di stagione per Futsal Gisinti Pistoia, Serie A2 Calcio A5, che oggi ha conquistato il quinto successo in 5 partite. La formazione del tecnico Lami ha nettamente battuto lo Sporting Altamarca di Treviso per 5-0, grazie alle reti di Bebetigno, Checo, Genis e Berti, quest'ultimo autore di una doppietta. Ovviamente gli arancioni sono in testa al girone B da soli a punteggio pieno.
Complimenti e un grande in bocca al lupo a Filippo Treno, tecnico dell'Hockey Club Pistoia, Serie A2 su Prato, che ha appena ricevuto dalla federazione l'incarico come vice allenatore della nazionale femminile indoor. La formazione azzurra, tra l'altro, sta preparando campionati europei che si terranno a Bratislava dal 21 al 23 di gennaio. Chiudiamo con un'altra bella notizia che riguarda in questo caso la scherma. I fiorettisti della scherma Pistoia hanno portato a casa 3 passe per la prima prova dei campionati italiani assoluti che si svolgerà nel mese prossimo. Sulle pedane di Riva del Garda si sono infatti disputate le selezioni di zona che qualificavano alla fase nazionale. I colori della società pistoiese si sono affacciati alla finale a 8 della gara femminile grazie alla conferma di Sabrina Becucci, finita all'8º posto su 133 partecipanti. A un passo dalla finale si è fermato Jacopo Fè, che però con il suo 9º posto ha raggiunto comodamente la qualificazione al termine di una gara che ha visto al via ben 212 atleti. Biglietto staccato anche da Rebecca Ravagli, che è riuscita a superare il taglio che escludeva dalla fase nazionale ben 2/3 delle partecipanti. È tutto per questa sera, ma vi rinnoviamo per gli sportivi l'appuntamento di domani alle 20:15 e soprattutto alle 22:40 per un'ampia pagina dedicata agli appuntamenti sportivi del weekend. Grazie per ora, buon proseguimento di serata.